Patricisti, benvenuti in questo nuovissimo video. Design. In che senso design? Vi faccio una specie di come si dice? Un trucco. Un trucchettino. Come fare una lavatrice in 3D, nel senso che non faremo proprio una vera lavatrice in 3D che mettiamo tutti i blocchetti in cestellino, no. Proprio in questo modo ve lo faccio vedere. Quindi, ecco questo design in 3D. Questo è un design in 3D fatto adesso. Vedete? E adesso vi faccio vedere come si fa. Adesso lo faccio vedere come si fa. Questo design ci vuole un foglio qualunque e un blocco di questo, e un blocco, questo qua, una tavoletta di legno per reggere appunto il nostro foglio e una matita. Non posso farvelo vedere. Ecco, una matita bianca. Let's go! Bene, eccoci qua, se vedete metà pezzo non fa niente. Bene, cominciamo. Innanzitutto dobbiamo piegare il foglio in due, solo in due parti. Ecco. Così. Ecco, per farmi vedere un po'. Così dovrebbe uscire come un foglietto piccolo. Dovremmo disegnare una parte del lato bianco. Ci vediamo dopo. Qua, scusate, mi è arrivato un messaggio. Ecco, in questa maniera. In modo tale che. Aspetta. Non si attiva il flash. Perché? Quindi è così. Facciamo così. Scriviamo. Poi. Ah sì, già prima facciamo così. Quindi sì, ecco bene, eccoci qua con il disegno. Eccolo qua, un po' è uscito schifoso, ma non fa niente, tanto non è che deve uscire sempre perfetto. Facciamo anche la parte di sotto.
facciamo il cestello. Facciamolo. Ecco la metà. Ecco, ragazzi, purtroppo mi devo mettere per preciso preciso. Quindi è così. Io faccio così un trucco, faccio sia la parte di sotto. Un attimo. Ecco, dovrebbe uscire così. Poi adesso facciamo questa parte del rotondo. Qui. Quindi dovremmo aspettare. Ed ecco il risultato un po' schifoso. Poi facciamo questa parte che è già fatta. Ok, adesso passiamo alla parte dietro. Sì, questa è la parte dietro, ma non lo è. Bene, mettiamo il coso dritto e guardate che faccio. Allora, c'è un trucco per fare questa parte. Diciamo, c'è una parte sopra, però non lo fa vedere. Quindi, in pratica, se noi dovremmo misurare questa parte qua, aspettate. Ok, eccoci qua. Dicevo, dobbiamo misurare la parte. Aspettate. Ecco qua, dobbiamo misurare questa parte dove misura, dove va, ecco, così. In pratica fa così, si fa così, si dovrebbe uscire così, però non è che adesso è proprio uguale, uguale, uguale. Quando io lo sto a fare così perché mi piace. Tagliamo l'estremità che sarebbe questa metà. Rifacciamo la stessa cosa. Rifacciamo la stessa cosa. Mannaggia sto telefono. Il risultato esce così. Voi fate così dietro. E dovete piegare l'estremità di questo fino all'altra metà. Questa parte la dovete lasciare com'è. Questa parte la dovete lasciare com'è. Adesso ve lo faccio vedere come esce. Ta-ta-ra-ra. Ecco come voi come esce la lavatrice. A così. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. È durato solo quasi 9 minuti. Commentate e iscrivetevi. Ciao ciao!